Leoni, benvenuti nel mio appartamento di Dubai. In questo video voglio farvi fare un bel tour di questo appartamento. Poi vi mostrerò in tutto questo residence cosa abbiamo, perché abbiamo piscine, palestre, cose pazzesche. Non so neanche io cosa vi mostrerò, sarò sincero. Ma partiamo appunto dall'appartamento. Come vedete qua ho una porta bianca. Sto scherzando. Questo è l'ingresso. Abbiamo due belle piantine qui, super super carine. Dopodiché questa è la parte della cucina. Allora, prima roba, siamo nel deserto, non so qua come portino l'acqua, con che tubatura. Infatti noi stiamo bevendo l'acqua da questo bussolone, non è buona ma è acqua. Qui abbiamo stoviglie, cose varie, cucina di induzione, pazzesco. Sapete che è super fornito l'appartamento? Abbiamo cucina di induzione, forno, fornello, microonde, bollitore dell'acqua, bollitore di non so che cos'è. Questa roba con cui ci siamo fatti un caffè prima, vi mostreremo, non era un buon caffè, però almeno era un caffè. E dopo di qui, qua abbiamo buono un po' di tutto, bicchieri, sale, zucchero, caffè e altre posate, piatti. Poi qua abbiamo un po' di gallette, barrette della Zec, eccetera. E poi basta, questa è la cucina, sarò sincero, dobbiamo ancora a fare la spesa, molto probabilmente mangeremo spesso qua, perché stando per 2 settimane a Dubai ci conviene, è comodo, non facciamo gli schifosi che mangiamo sempre fuori, che quando sei all'estero è sempre una tentazione. E vista la cucina, passiamo al resto, al salotto, living room, non lo so come volete chiamarlo. Prima cosa, abbiamo questo bellissimo tavolino in vetro in cui posso fare il guru di Dubai, fare il mio lavoro in remoto, gestire i miei business online direttamente da questo tavolo. Abbiamo anche un computer della Apple, del mio social media manager, che mi aiuta a fare le cose con molto più stile in generale. Sedie di pelo di Pantegana. E dopodiché abbiamo questo che è il divano letto su cui sta il signor Christian Zaina, il nostro faraone. È proprio quello che vi ha mostrato il pollice. Lui dorme su questo divano letto. Come hai dormito questa sera? Benissimo. Ok, era una cazzata, lo sappiamo. Dopodiché abbiamo un bellissimo quadro che il signor Chris Zaina ha guardato per addormentarsi. E poi abbiamo una pianta palesemente di plastica, dei bellissimi quadri con degli indiani e sembra una donna africana che porta una ciotola sulla testa. Poi abbiamo una TV con 2 milioni di prese, letteralmente. Noi abbiamo portato la ciabatta, gli adattatori e tutto, ma qua ci hanno preceduto e avevano già tutto. Poi abbiamo un'altra bellissima pianta finta, guardate che bella, è stilosa. E poi avete un manzo italiano pazzesco. E dopodiché abbiamo un angolo lavatrice con un altro stallone italiano compreso, che è sempre lo stesso stallone, se non sapete. La lavatrice che ovviamente si imposta su 30 gradi per evitare di fare danni, perché qua nessuno di noi è una mamma, nessuno sa come si fanno le lavatrici. E parlo anche a tutti i papà che mi stanno guardando in questo momento, o ai futuri papà. Poi abbiamo questo angoletto con delle candele bellissime, ancora un po' di piante finte e la nostra camera. Questo quadro minimalista ma molto interessante. E poi in bagno, wow, abbiamo un po' di eco. Quindi non lamentatevi del rumore, bellissimo, super minimal. Un'altra pianta finta, altre 3 piante finte, il cesso. E questo sappiamo tutti a cosa serve, vero? Per un tintillamento anale fuori dal comune. Dopo il tintillamento anale abbiamo ancora, wow, più eco in questa doccia pazzesca. La doccia è veramente pazzesca. Tac e via. What the fuck? Più o meno 1,20 x 1,20 m. Continuiamo con il tour, chiudiamo le lucette e arriviamo in pratica nella penultima stanza, che è la stanza da letto. Qua dormiamo io e il mio signor social media manager Daniele Scraccio. Lampadario fenomenale, stupendo, delle basure incredibili. E qui, colpo di scena, non abbiamo più una donna africana o il deserto, ma abbiamo una strada che sa di Porpeto. Cioè, dalle mie parti, a Porpeto, a San Giorgio di Nogara, a Cervignano del Friuli, abbiamo delle strade così. Non so perché loro l'abbiano messa qua. Si vede che sono invidiosi del nostro Friuli e di tutto quello che la nostra cultura ha da offrire. Qui abbiamo un po' di cassetti in cui abbiamo messo tutte le nostre robe. I money, che si chiama Dharam, mi pare. Ieri per pagare il taxista ci ho messo mezz'ora perché non capivo quanto valessero. Queste sono 20 Dharam, queste sono 100 Dharam. Sono molto fighe. La banconota più bella è questa da 50, che è anche qualcosa di trasparente lì, fighissimo. E qua, sarò sincero, non so chi sono loro, ma potrebbero essere i 7 principi dei 7 emirati che compongono l'Arabia Saudita. Informazioni che ho assolutamente letto ieri online. Qua c'è un armadietto chiuso, noi presumiamo ci sia un cadavere dentro perché non possiamo aprirlo. E dopodiché qua, so che in camera verrà male, ma
abbiamo la nostra visuale, che non è nulla di che, però dal terrazzo potrete vedere che visuale c'è. Stavo per dimenticarmi, abbiamo una felpa pazzesca che dice: senti come crocchiano. E voi direte: cosa crocchiano? Lo scoprite tra pochissimo, mi sa. È una felpa Under Armour UFO. E detto questo, vi ho mostrato tutto l'appartamento dentro. Ultima cosa, manca il terrazzo. Ultima maestosa visione del nostro appartamento è questo terrazzino molto tipico. E guardate, abbiamo anche un tipico esemplare di social media manager. Oh, buonasera, carissimo. Buonasera. Guarda cosa ti ho portato questo. Pazzesco. Guarda cosa ti ho portato. Ma cos'è? È una buonissima galletta di Alex Theory. Pazzesco. Senti come scrocchiano. Ok, vuoi condividere metà con me? Chiaro. A che gusto è questa? Questo è il gusto. Cazzo. Questo è il gusto latte, caramello e cocco. Devastanti. Devastanti, no. Ufa, guardate qua. Galletta, cioccolato al latte, granella di cocco sopra. Ufa. E Leoni, se volete provare le gallette più buone del mondo, sia quelle dolci che quelle salate, vi lascio il link in descrizione. Utilizzate il codice LEONE58 per ottenere un pacco di ricoperte in omaggio. Continuiamo con il tour. Questo comunque è il terrazzino, molto piccolo, però ci sta. Questo è l'appartamento. Ora sappiamo cosa mostrarvi: piscina, palestra, tutto quello che abbiamo da mostrarvi. Adesso mi cambio, mi metto un outfit da palestra, che andiamo prima a vedere la palestra e poi, se possiamo, andiamo anche in piscina a farci una nuotatina. Sono ormai le 6:30 di sera, però qua fa un caldo della Madonna, quindi buttiamo sull'outfit. Yeah. Sound, sound, sound. Allora, ho appena finito 4 km di corsetta belli sostenuti. Mi riprendo un attimo, muovo un po' le spalle e dopodiché facciamo un bel allenamento in gym. Partiamo con un po' di panca. Abbiamo solo questa schifezza, la Smith Machine, quindi lo faremo. Yeah. When you get to where I'm at, you gotta remind them where the fuck you at. Every time they talking is behind your back. Gotta learn to line them up and then attack. They gon' say your name on them airwaves. They gon' hit you up right after. Panca andata, adesso un po' di tracce. Like I found a motherfucking treasure map, and they tell no one where the fuck it's at. Shout out to the G's from the ends. We don't let no girls from the ends. I'ma hit them with the wham once again. I'ma always end up as a man in the end, dog. Un po' di spalle, adesso lo facciamo al macchinario perché i manubri sono troppo leggeri. Like dead is there. Yeah, like dead is there, man. Woo. I ain't tryna chance it. I be with the bands like a nigga with the Jackson State of Grambling. Young Nick Cannon with the snare drum dancing. Watch the way I handle it. Bring it to the bedroom, you know the shit is candlelit. She know I'm the man with it. With the bands like a muscle with the claw with the hands. And I ain't playing with it. I ain't felt the pressure in a little while. It's gonna take some getting used to. Floating all through the city with the windows down. Putting on like I used to. What you said? They never told me when you get the crown, it's gonna take some getting used to. Allenamento finito, sono le 9:10 di sera. Avete visto un attimino com'è la palestrina, non è nulla di che, infatti la useremo proprio solo se siamo disperati. So che lo stavate aspettando, vi faccio un bel posing pazzesco, davvero bodybuilder quale sono. Way more gully gully than buddy buddy. Never needed your acceptance, never needed nothing. You don't understand, I'm the one they wanna hear from. You don't understand. Questa era la mia pose. Benvenuti nella mia piscina. Ho appena finito di fare un allenamento, sono le 9 di mattina e potete vedere bene la piscina. Io penso che sia lunga un 25 metri, neanche da dire che è fighissima, e io infatti adesso mi ci faccio un tuffo. Allora, penso che avere una piscina così in casa sia il sogno della mia vita. Intendo che sarebbe fighissimo svegliarsi, farsi la nuotatina e via. Però non sono ancora così ricco.